Rossi Castellano. La Vispesaro si presenta alle Civitelle con tutti gli effettivi per cogliere i tre punti. Nell'Agnonese manca lo squalificato Rullo e l'infortunato Corbo. Dopo una iniziale fase di studio al quarto d'ora, la punizione radente di Buonocunto non sorprende sul primo palo Venturini. Sul proseguimento dell'azione i locali tirano un sospiro di sollievo. Dell'Olimpia non ci sono tracce, troppo isolato in avanti il centravanti Santoro. La squadra appare impaurita al cospetto dei biancorossi marchigiani. I Granata fanno fatica a risalire la corrente. Proteste del pubblico agnonese alla mezz'ora per un fallo di mano e successiva trattenuta in area ospite del difensore Cacioli su Santoro. Tutto regolare invece per il fischietto a Campora di Ercolano. Scorre una palla in area della Vis, Ferraro in precario equilibrio non inquadra il bersaglio. Marfella spettatore non pagante per tutto il primo tempo. Un giro di lancette dopo Boccioletti, per poco non trova il jolly dalla lunga distanza. Si rifugia in angolo Venturini. Emozioni col contagocce nei 45 minuti iniziali. Nell'intervallo della partita la premiazione della squadra Lievi Granata, vincitrice a Pasqua del torneo internazionale svolto a Pisa. Inizia la ripresa, sempre sotto il controllo degli ospiti. La svolta è quasi immediata su calcio piazzato di Raddi. Venturini si salva con l'aiuto del Legno, ma sul proseguimento della trama l'estremo di casa non può nulla sulla pennellata di Paoli nell'angolo più lontano. Colpo di scena all'undicesimo, in ritardo Bellini sulla palla colpisce con il gomito al volto capitan Litterio. Doppio giallo e la Vis si ritrova in inferiorità numerica. D'Amore si cautela, fuori una punta, Baldazzi per Bortoletti. Di Meo, squalificato in gradinata, cambia volto ai suoi e ordina gli innesti simultanei di Niang, Giglio e Nicola Guerra per Labua, Ceria e Ferraro. Appena in campo Nicola Guerra innesca Santoro al 21esimo all'interno dei 16 metri. Marfella è superato ma il pallonetto esce fuori di un niente, dando solo l'illusione del pareggio. I molisani si scrollano di dosso i timori irreverenziali che li hanno bloccati per tutto il primo tempo. La Vis è rintanata nella metà campo propria, difesa del vantaggio. Assalto agnonese, discesa a sinistra di Santoro che in area piccola trova la deviazione del difensore biancorosso Caccioli nella propria porta e il pareggio degli uomini di Di Meo. Finale senza un attimo di respiro, la vice capolista appare sulle gambe. I gialli di casa tengono in apprensione Carta e compagni. De Stefano, Di Lollo, Niang, Giglio, tutto perfetto ma la sfera fa la barba al palo al terzo minuto di recupero. È l'ultimo sussulto di una partita dominata dalla vice capolista nel primo tempo, poi il ritorno dei molisani con le unghie su tutti i palloni fino al termine. Al Civitelle finisce 1-1, la Vispesaro rosicchia un altro punto ad un Matelica in apnea. I Granata sistemano un altro mattone sul muro della salvezza.